tell me what it's all about. Up and down. Ford Mustang Mach-E All Electric. Eccoci amici, bentrovati, bentrovati, l'appuntamento con l'informazione di Teleblea sul canale 178. Purtroppo abbiamo sempre questo problema, ormai sono diventato anche noioso, perché in pratica sono un mese e mezzo che vi dico che il nostro segnale su Ragusa non è ottimale, ma che grazie a Dio si vede in tutta la Sicilia, quindi vuol dire che abbiamo una copertura molto vasta, ma certo ci piacerebbe essere più vicini ai nostri concittadini. Noi faremo e continuiamo a fare un servizio via internet, il nostro telegiornale viene immediatamente caricato la sera stessa sulla pagina teleblea.it e quindi chi non riesce a vederlo sul televisore può seguirlo su internet. Ci stiamo battendo, credetemi. Ci stiamo battendo, ma non è facile. Bene, detto questo, cambiamo argomento. Allora, stiamo mettendo in archivio la vicenda relativa alle elezioni. Come sempre accade, vincono in molti, no? E perdono in pochi. C'è sempre una giustificazione. Quello che conta molto è quello che è accaduto a Palermo. Ieri ne abbiamo parlato, avete visto che da parte della centrosinistra la coalizione che ha portato l'ex rettore, all'ex assessore La Galla al 48%, che è un bel numero, però attenzione, ricordate che se fossimo stati in Sicilia, in un'altra regione, non fossimo stati in Sicilia, questo 48% non sarebbe bastato per essere eletto a primo colpo. E anche quando si faceva il computo, alla fine i voti sono stati quasi 30.000 per il sindaco, però dobbiamo anche dire che facendo i conti hanno votato il 45%, il 48% ha votato per La Galla, alla fine diciamo i numeri delle persone che hanno che hanno sostenuto La Galla sono sempre numeri molto bassi, ma la legge è questa e non possiamo dire assolutamente niente. Quindi certamente questo 40% come limite posto dalla regione favorisce soprattutto nei piccoli comuni, insomma quelli che si va col proporzionale, si riesce a superare una spesa inutile della seconda battuta. Però è chiaro che in città come Palermo magari il rivedersi al ballottaggio avrebbe anche potuto testare la coalizione, quella di destra o quella di sinistra. Quindi non sarebbe stato male un ballottaggio e poi avremmo visto anche quante persone sarebbero andate a votare al secondo turno, perché è chiaro, il primo turno è capitato anche con quella questione della partita. Insomma, c'erano più persone al campo che voti per La Galla, quindi è chiaro che questa cosa ha un po' spiazzato l'elettorato. Però la legge è questa, dicevamo così. C'è da dire che cosa accadrà dopo. Abbiamo fatto delle telefonate per cercare delle interviste, di intervistare rappresentanti del centrodestra, che però, a dirvi la verità, pur essendo in questo momento vincitori, non vogliono, come si dice, sporgersi, non vogliono allungare il passo, perché c'è una situazione molto confusa che si basa sul diniego assoluto di Forza Italia di dare
spazio a Musumeci, la Meloni che era venuta qui a fare il, diciamo, a suonare le trombe per il suo partito e per Musumeci, non è andata così, anche la Lega non ha avuto grandi risultati, quindi è chiaro che Forza Italia vanta la sua posizione e dice ci siamo sempre stati a disposizione, lo abbiamo fatto cedendo la candidatura avendo il vice sindaco con Ciccio Cascio, però a questo punto per il futuro vogliamo avere più spazi. Quindi sarà da vedere, sarà anche da vedere come sarà composto il Consiglio, sta venendo fuori, ieri ci dicevano proprio che la questione dei troppi partiti che appoggiano la Galla creerà immediatamente delle difficoltà. Lo stesso problema vale, ieri l'abbiamo appena accennato, per il centro-sinistra, perché ormai le liste civiche vanno bene per i comuni, ma a livello regionale non si può fare, ci vogliono i partiti veri, quindi a meno di vedere De Luca, perché De Luca, attenzione, e un po' tutti incominciano a parlare del fenomeno De Luca senza sfotterlo, perché nel passato l'hanno un po' sfottuto, ma oggi De Luca è riuscito a portare al 52% il suo candidato. Poi il Basile ha detto non sono un uomo di De Luca, ma non c'è dubbio che è stato considerato il delfino di De Luca, quindi è riuscito a vincere a primo turno a Messina. E insomma, questo De Luca conta, esiste, non può essere una cosa soltanto per ridere. Quindi ci sarà da parlare. Il centro-sinistra deve organizzarsi, gli manca probabilmente delle forze che pensava fossero più aggregate, che so, i 5 Stelle. Oggi i 5 Stelle quanto valgono? Sono domande che ci porremo nei prossimi giorni. Detto questo, parliamo un attimo della nostra provincia e andiamo un attimo a Scicli, perché Scicli ieri è rimasta, l'abbiamo salutato i nostri telespettatori, con la percentuale del 39% per Mario Marino, e pensavamo che il suo contendente sarebbe stato Vindigni. Invece all'ultimo per 10 voti è venuta fuori l'ex assessore Caterina Riccotti. Allora io ho detto in un articolo che senza sapere né leggere né scrivere, come si dice dalle nostre parti, io comunque l'avrei fatta la richiesta per ricontare i voti, perché sapete, 300 voti sono una cosa, ma 10 sono un'altra. Ora spesso c'è anche una sudditanza involontaria, perché c'è gente che conosce qua là. Allora cosa dice? Questo voto è un po' confuso, voi capite che se c'è una zinga dall'altra parte si può considerare nullo, oppure lo puoi considerare valido, insomma ci sono delle cose che chiaramente vengono garantite dal presidente di seggi e cose, ma io mi metterei a contare. E sono arrivati dei commenti su questa notizia che hanno confermato che effettivamente Vindigni ha chiesto di contare le schede per vedere se questa differenza di 10 voti fra lui e la Riccotti è reale oppure no. Mario Marino è un professionista di Scicli, qualcuno dice che è molto vicino a Orazio Ragusa e alla Lega, però in molti dicono che è uno che i voti se li fa lui, perché è una persona molto stimata. Vedremo come va a finire. Per gli altri comuni ne abbiamo già parlato, per Chiaramonte ieri abbiamo intervistato Mario Cutello, oggi siamo andati a Santa Croce Camerina, dove c'è stato un risultato inaspettato. Inaspettato perché c'erano molti competitors agguerritissimi, persone che conoscevamo da Mandarà, Lucente Barone, anche a Filippo Frasca, insomma erano in tanti, e poi alla fine è spuntato
questo outsider Giuseppe Di Martino, che però, vedete, non è uno che, diciamo, è venuto così per caso. Vedete di che cosa si tratta. Vediamo l'intervista. E allora colleghiamoci con i neosindaci della nostra provincia. Intanto questo è sicuramente uno dei nuovi, si tratta di Peppe Di Martino, neosindaco di Santa Croce Camerina. Io gli ho chiamato qualcuno fa, mi ha detto ancora mi devo abituare. Allora, è così, come mai si, avete deciso, hai deciso di fare questa follia, perché oggi fare il sindaco è comunque una bella sfida. Sì, buonasera a tutti, intanto grazie. In realtà non è una scelta nata dal nulla, o per caso. Da qualche mese si è formato una squadra, un bel gruppo di persone che volevano impegnarsi in questa competizione elettorale per offrire un'alternativa in questa competizione, un'alternativa politica un po' in discontinuità con ovviamente con le altre legittime espressioni, certo, che si sono presentate alla competizione, e da qui ho individuato nella mia figura chi potesse guidare al meglio questo progetto, e quindi adesso siamo qui. Senti, ma chi è Peppe Di Martino? Perché in verità non ci avremmo scommesso pensandoci prima. Sì, probabilmente il nostro progetto non era tra i favoriti. Io sono un libero professionista, i nostri competitors avevano bagagli di esperienza e politica anche attiva, sicuramente molto superiore rispetto alla nostra. In realtà, anche se non eravamo dati per favoriti, abbiamo inseguito questo sogno, la città ha risposto molto bene, ci ha dato fiducia e ha creduto che ci potesse essere una soluzione alternativa per il futuro di Santa Croce, e noi siamo qui per dimostrare che esiste. Sai come si dice in queste occasioni? È sempre l'uomo di questo partito, ma voi avete un riferimento a qualche partito o no? Allora, il progetto nasce esclusivamente come progetto civico. È un progetto civico trasversale che ha unito, aggregato delle persone con varie esperienze politiche, provenienti anche da diverse esperienze, molte volte lontane, però con un intento comune, quello proprio di costruire questo progetto civico e lavorare per il futuro di Santa Croce, al di là di ogni divisione, ma cercando di unire, perché questa competizione elettorale, che è stata forse una delle più difficili degli ultimi anni a Santa Croce, degli ultimi decenni, sicuramente ha rappresentato una situazione frastagliata, una frammentazione importante. 5 candidati a sindaco a Santa Croce sono un numero molto, certo, importante, e quindi siamo convinti che questo ora però è il momento di unire e non di dividere. Perfetto, abbiamo qualche difficoltà di audio. A proposito di unire, cosa farà il sindaco Di Martino? Generalmente questa è la domanda, la prima cosa che fai cos'è? Non è andartene a fare il bagno a Punta Secca, ovviamente. Cosa farà il sindaco subito? Ci occuperemo come prima cosa sicuramente di garantire servizi ordinari lungo tutta la fascia costiera, non solo a Punta Secca ma in tutte le nostre borgate. Vogliamo garantire servizi ordinari per i bagnanti, per i residenti occasionali, per tutto il territorio, che è molto importante, come abbiamo detto più volte nei nostri interventi durante la campagna elettorale, perché riteniamo che dobbiamo ripartire dai servizi ordinari e poi guardare un po' più in là. Qui, diciamo, la peculiarità del nostro territorio sicuramente è quella di, diciamo, siamo già a metà giugno, di occuparci di garantire i servizi ai villeggianti. E certo, anche perché giustamente è un grosso riscontro anche economico, ci sono tantissime persone che vengono nelle borgate da Punta Secca a Caucana, a
appunto a braccetto, sono tantissime le persone che giustamente pagano tasse oltre ai villeggianti. Quindi è molto importante in questo momento pensare all'estate, è giusto? E chiudiamo. Sì, assolutamente, abbiamo dei flussi turistici da soddisfare, a lungo termine vogliamo anche di altri, crediamo molto nello sviluppo turistico del nostro territorio e quindi intanto dobbiamo garantire i servizi essenziali ai residenti, ai turisti, anche ai non residenti, però crediamo che se vogliamo puntare sul turismo i servizi vanno garantiti in modo primario. Perfetto, grazie allora Sindaco, purtroppo c'è qualche problema di collegamento, grazie. Ma avremo occasione di risentirci perché ci sono 5 anni di lavoro, quindi è chiaro che bisogna mettersi lì e poi Santa Croce ha tantissime potenzialità, il guaio è proprio questo, molte volte non ci rendiamo conto di quello che si può fare in una città, ci vuole molta buona volontà, ci vuole capire quali sono gli interventi e vi assicuro che i risultati vengono. Grazie Sindaco Di Martino, grazie tante. Grazie a voi, buonasera. Va bene, complimenti al neo Sindaco Di Martino, poi vedremo di sentire anche gli altri, ma li conosciamo, tipo appunto Roberto Ammatuna, Giaquinta, Pagano, sono persone che già conosciamo e ho avuto occasione di intervistare. E allora andiamo un attimo a parlare del Comune di Ragusa, però prima... volevo fare un cenno, diciamo, a quello che sta accadendo, perché io sono convinto, forse perché ho una certa età, ma sì, insomma, è vero, che, come si diceva una volta, il mondo non è più lo stesso. Non ci sono più i giovani di una volta, non ci sono più i vecchi di una volta, non ci sono più le cose di una volta. Però guardate, quello che sta accadendo ultimamente con le madri, che ammazzano i propri figli, con i mariti che sparano a mogli e figli, i padri che ammazzano i figli. Cioè, oggi c'è non neanche una recrudescenza, perché è un termine che si usa per un certo tipo di reati, ma qui stiamo assistendo a degli eventi incredibili. Io avevo capito che c'era qualcosa sotto, perché pensate, che cosa c'è? Una è una mamma, va a prendere la bambina, gli fermano la macchina, 3 persone armate, come diceva lei, rapiscono la bambina e tu non prendi il telefonino e chiami subito i carabinieri e digli: guarda, hanno rapito mia figlia, sono in via Roma, andate a vedere, stanno scappati da quella parte. Era chiaro che qualcosa non funzionava, perché pare che sia andata dopo con un parente a denunciare il fatto. Che cosa può essere accaduto? Non ci sono spiegazioni. Cioè, non si può spiegare che cosa ha dentro una madre che ammazza la propria figlia. Poi guardate, una bambina, un amore. Ma può essere un raptus? Possono essere tante cose. Oggi quello che, diciamo, accade spesso è questo sentimento di odio che si ha verso l'altro coniuge, e pur di fargli male si è in grado di distruggere il frutto del proprio ventre, in questo caso. Cioè, può essere quella l'unica motivazione. Il marito si erano divisi, era con un'altra, e per creare questo dolore all'ex marito si fanno questi pazzi, ma l'abbiamo vista queste cose, succedono. Allora, di chi è la colpa? Le colpe non se ne possono dare, però vi posso dire che, e l'ho detto tante volte, questo continuo instillare nella gente immagini di violenza gratuita, facilissima, che è di gente che spara in testa agli altri, di gente che ammazza senza preoccupazione, taglia le gole, fa uscire gli occhi di fuori, tutte queste cose che continuiamo a dare a carrugna,
a bambini, grandi, persone. Cioè uno quando si vede la televisione, la sera, ci vuole davvero, bisogna essere accompagnati dai genitori, ma anche i genitori devono essere accompagnati da qualcheduno, perché non è pensabile che si possa decidere di ammazzare la figlia o ammazzare la moglie. Ma che cosa può accadere? Nella testa ci sono sentimenti che sono inspiegabili, ma abbiamo dimostrato con queste immagini che è facile, che ci vuole? Prende una pistola e ci spari. Che ci vuole? Prende un coltello e ci tagli la gola. Che ci vuole? Una cosa da niente. E questo è il problema che ci troveremo sempre di più. Ci troveremo sempre di più di fronte a violenza su violenza, gratuita, se non mettiamo mano a questo, se non facciamo in modo che l'informazione cambi, che la televisione smetta di offrire queste immagini violente continuamente, minuto dopo minuto, secondo dopo secondo, girate e vedete quanti morti ci sono ogni giorno e poi saremo costretti a vedere anche queste cose. Torniamo a parlare, dicevo, di politica del Consiglio Comunale di Ragusa, ora ne parleremo, però prima di dire quello che è successo in Consiglio, che è importante, vi dico che oggi c'è stato un incontro al Comune di Ragusa, voluto dal consigliere Cassì, che è Cettina Ragnolo Cassì, meglio dire il nome giusto, che è presidente della Commissione Sviluppo Economico del Comune, che si è battuta molto per avere in commissione i deputati regionali. Quindi ha iniziato con Nello Di Pasquale, ora ci saranno anche gli altri. E che cosa è servito questo incontro? In pratica doveva servire a dare, ecco queste sono le immagini, a dare anche dei suggerimenti, delle indicazioni al comune, quindi c'era il sindaco, c'erano il presidente del consiglio, gli assessori, erano in tanti, a dare delle indicazioni, dei consigli su come si deve gestire il futuro, perché è chiaro che il deputato regionale può dare delle indicazioni, ma può anche dire levateci mano, queste cose non si fanno, sono state chieste alcune cose e Di Pasquale ha risposto a tono. Ora qui non vogliamo tessere le lodi, però che c'è dubbio che Di Pasquale sa un sicurco lepre, insomma Di Pasquale è uno, avendo fatto il sindaco, 10 anni il deputato regionale, il presidente del consiglio provinciale, insomma è uno che sa cosa si può fare in politica e quindi è riuscito a dire delle cose molto interessanti. Allora sentiamola l'intervista, vediamo cosa ha detto Nero Di Pasquale e poi sentiamo anche Cettina Ragnolo Cassì, vediamo. Un'iniziativa veramente unica, forse nel suo genere, la Presidente della Commissione Sviluppo, del Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, la Presidentessa Ragnolo, ha organizzato un incontro con i parlamentari per esporre quali sono il lavoro fatto nei 5 anni, proprio un resoconto dell'attività che i parlamentari di maggioranza e di minoranza hanno svolto durante il mandato e quindi è stata l'occasione per riprendere questo percorso che è durato 5 anni. E io ho detto all'inizio, ci sono politici che si fanno vedere, si mettono in mostra e che lavorano il giorno prima delle elezioni, un mese prima, 3 mesi prima, 4 mesi prima. Ci sono politici che invece si impegnano nel loro ruolo sin da quando vengono eletti, sono politici che non hanno mai finito, non sono mai fermati nel loro impegno, condivisibile o no nelle scelte, però con una certezza che ci sono sempre stati e non hanno aspettato l'ultimo momento per farsi vedere dagli elettori. Io sicuramente appartengo a questa categoria, non ho difficoltà a dirlo, l'ho detto in commissione, lo ribadisco anche qui, perché il mio impegno è stato costante, è costante e lo sarà sempre. Quando non avrò voglia di impegnarmi o non avrò le motivazioni, io non mi candiderò. E quindi abbiamo toccato tutta una serie di aspetti affrontati in questi anni. Abbiamo fatto riferimento alle 2 legislature, gli interventi fatti per la Ragusa Catania, per la Siracusa Gela, l'impegno costante
l'impegno per l'aeroporto di Comiso e la progettazione per il cargo, il 1 milione di euro fatto avere per il finanziamento appunto a Comiso, i 500.000 euro per Pozzallo per gli immigrati, che nasce da un emendamento mio, la legge su Ibla che era stata dimenticata quest'anno per il rifinanziamento e che viene finanziata attraverso un emendamento fatto dalle opposizioni e che per un 1,5 milioni quest'anno ci saranno 500.000 euro in più dell'anno scorso e tanti altri interventi, il convento del Gesù, anche se purtroppo è ancora fermo e aspettiamo che possano ripartire i lavori, ma che il sottoscritto ha fatto finanziare, così come per quasi 7 milioni di euro, così per per Camarina, per la riqualificazione del parco archeologico di Camarina, un finanziamento cui io mi sono impegnato per 5 milioni di euro, ma penso anche all'ospedale per 8 milioni di euro durante la precedente legislatura. Un impegno che c'è stato costante per quello che ho potuto fare, specialmente nei 5 anni, per quello che ho potuto realizzare e fare un deputato di opposizione. È stato un momento importante e ritengo che le istituzioni debbano avere la capacità di interloquire sempre e questa è stata un'occasione. Allora, diciamo, a seguito dei primi 4 incontri che abbiamo fatto all'inizio della sindacatura del sindaco Peppe Cassì, dove abbiamo invitato i 4 parlamentari per relazionare sulle iniziative proposte che avrebbero svolto durante il corso degli anni a seguire, adesso siamo quasi alla fine, quindi si voterà a novembre e quindi mi è sembrato opportuno, parlandone con il sindaco, di invitarli uno alla volta, e abbiamo infatti cominciato oggi con l'onorevole Nello Di Pasquale, per relazionarci sull'attività svolta a favore della nostra città e anche della nostra provincia. Il primo incontro, dove sono state presenti molti consiglieri, il presidente del consiglio, naturalmente il sindaco, l'assessore Barone, la stampa, si è svolto in una maniera molto cordiale e costruttiva. L'onorevole Di Pasquale ha elencato tutti i suoi molteplici decine e decine di interventi, emendamenti che ha svolto nella sua attività politica a favore della nostra provincia, e moltissimi sono stati i risultati che ha portato a noi. Diciamo che la sua relazione è stata molto completa ed esaustiva, è seguito un dibattito con il sindaco e numerosi interventi da parte dei consiglieri, con argomenti molto importanti sull'energia, sui rifiuti, sulle province, e l'onorevole Di Pasquale, bisogna dire, è molto competente, ha risposto a tutte le domande e ha fatto anche, si presenterà naturalmente alle prossime elezioni e non è detto che possa anche avere, se tutto va bene secondo i suoi desideri, anche un ruolo importante a livello di giunta regionale. Ho fatto 37 scope. Ma che stai facendo? Ho fatto 9 scope. Tu quante scope hai fatto? Manco una. Poi ho fatto Primiera, poi ho fatto Terno, Quaterno e Tombola. Tombola? Sì, tutti i giorni faccio Tombola quando vado a fare la spesa. Vieni con me. Ogni occasione buona per andare da Hard. Hard Discount. Ambo, frutta, verdura, cinquina e fai Tombola. Pochi passi dal mare, il ristorante pizzeria Il Veliero a Santa Maria del Focallo in via dei Frassini. Il ristorante pizzeria Il Veliero propone piatti di pesce fresco e pizza cotta nel forno a legna con lievitazione naturale. Troverete una varietà di antipasti caldi e freddi, primi piatti di pesce, arrosto misto di mare, zuppa di pesce, paranza, fritto misto e insalate per tutti i gusti. Il Veliero propone un menù degustazione a base di pesce a 35 euro a persona. Prenota al ristorante pizzeria Il Veliero telefonando allo 0932 95 85 55. Bene, 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 avete sentito anche questa intervista. Oggi c'è stato consiglio comunale, dice, noi copriamo tutta quest'area, dice il consiglio comunale di Ragusa, vabbè, dobbiamo dire che ci pagano per fare questo servizio, quindi è chiaro che
pagandoci, è chiaro che lo facciamo con una certa attenzione. Nel Consiglio Comunale di oggi si è discusso di un paio di cose. Una riguardava la questione della pediatria, è stata sollevata dal consigliere Firrinceri, che ha detto: noi abbiamo sollevato come primi questa vicenda che riguarda, lo sapete, la pediatria a Ragusa non c'è perché mancano le persone, perché mancano i medici, insomma il personale. E qualche giorno fa abbiamo visto anche un'intervista fatta al sindaco e a Elia, che dicevano che hanno fatto il concorso e quindi probabilmente al più presto sarà risolto questo problema, ma l'altro problema riguarda il problema dell'acqua. Ora, noi abbiamo avuto qui l'assessore Giuffrida, ne abbiamo parlato, però in Consiglio Comunale questo problema è stato dibattuto più volte, mettendo in diciamo al centro dell'attenzione soprattutto la questione di San Giacomo e di Marina di Ragusa. Sono due quartieri di Ragusa e, come abbiamo detto più volte, l'acqua è un bene assolutamente primario. Ora, noi sappiamo benissimo che nel prossimo futuro ci sarà l'ATI, che sarebbe questa associazione di comuni che dovranno poi provvedere, l'ATI dovrà provvedere alle reti idriche, all'approvvigionamento, alla distribuzione e tutte quelle cose che servono. Però è chiaro che in Consiglio Comunale il sindaco doveva obbligatoriamente rispondere a questa situazione. E così, lo vedete, si è alzato, perché a onor del vero, il sindaco Cassì è presente a tutti i consigli comunali. Cioè, magari uno o due li avrà saltati, ma per motivi certamente istituzionali, insomma, al contrario di altri sindaci. Per esempio, ricordo che Piccitto non c'era quasi mai, perché, tra l'altro, diciamo, non è obbligo per il sindaco essere presente, perché nell'ordinamento, nel regolamento che abbiamo noi, i consigli comunali sono autonomi e viaggiano da soli, ricevono le indicazioni dalla Giunta, per esempio il bilancio, oggi si parlava anche di bilancio, ricevono questa indicazione e poi il consiglio comunale va da solo senza problemi. Invece il sindaco Cassì è sempre presente, sempre puntuale, e lui lo ha detto proprio in questo suo intervento, ha detto: cioè, noi, io sono sempre presente, non mi potete accusare di non essere qua, e come sindaco vi devo dire che sto ben oltre gli orari di ufficio, spesso sono io che devo chiudere le porte del comune di Ragusa. Allora sentiamo questo breve intervento, 3 minuti, per quanto riguarda il problema dell'acqua a San Giacomo e a Mare di Ragusa. Vediamo. Non tutti i problemi sono a carico dell'amministrazione. L'onere di portare acqua potabile a San Giacomo è in capo al consorzio di bonifica. Non riesce il consorzio ad ottemperare, l'acqua non è potabile. Io ho avuto un incontro proprio in settimana scorsa con i vertici dell'ASP, perché va risolto, e quindi dovremo sicuramente, anche d'intesa con quello che ha già preannunziato gli interventi, anche alla luce del fatto che i cittadini di San Giacomo hanno formulato, attraverso associazioni di categoria, associazioni rappresentative, delle istanze molto precise e circostanziate, dare a chi deve occuparsi di risolvere questo problema dei termini per farlo, perché evidentemente si incorre in grave responsabilità, non solo nel momento in cui l'acqua dei rubinetti non è potabile, ma anche nel momento in cui arrivano poi delle bollette di pagamento che non tengono neanche conto di questo problema. Quindi sicuramente noi monitoriamo la situazione costantemente, abbiamo mandato pure un autobot per fini potabili, per distribuzione, per finalità domestiche,
ma adesso nel momento in cui stiamo parlando, diciamo, l'acqua è ritornata, c'è stato un problema per un paio di giorni, qualche giorno, adesso la situazione è tornata alla normalità, nella anormalità, cioè l'acqua non è potabile ma arriva nei rubinetti di San Giacomo. Quindi questa è la situazione attuale, qualcosa che non è in capo a questa amministrazione, come sapete tutti quanti. Risse di via Tindari, sì, diciamo che ci sono problemi legati all'ordine pubblico di cui si fa carico questa amministrazione, ma in genere tutte le forze dell'ordine, chiaramente l'estate si avvicina e quindi dovremo approntare come tutta l'estate un sistema di presidio interforze, non siamo solo, non è solo la polizia municipale, e provare a scongiurare questi fenomeni. Ora, il discorso del consiglio Gurrieri sul bando delle razze autoctone, effettivamente ne parlavo appunto con l'assessore, ma già il consigliere Gianno Chipinti ha dato una risposta. Aspettiamo dalla regione i registri da cui poter attingere i dati necessari per la attribuzione del contributo previsto che abbiamo stanziato. Questo, appena saranno a disposizione, chiaramente faremo la nostra parte. Mi risulta che appunto si stanno attivando in questo senso. L'acqua di Maria di Ragusa, posso dare la notizia, ma già lo sapete, che il potabilizzatore di Camemi è in funzione, è un fatto importante. Stiamo portando acqua a Maria di Ragusa attraverso questo potabilizzatore, che come sappiamo prende acqua dall'invaso di Santa Rosalia, che è una novità assoluta. Ricordo a me stesso, prima che a voi, che soltanto da pochi mesi siamo stati autorizzati ad prelievo di acqua dall'invaso di Santa Rosalia. Prima non era possibile e questo ci ha consentito di attivare il potabilizzatore dopo anni di mancato utilizzo e anche una struttura che non era stata neanche mai collaudata. Quindi sono stati dei problemi di avvio iniziali, risolti i quali abbiamo cominciato a portare acqua a Maria di Ragusa. Abbiamo, come sapete, quasi interamente al momento, questi sono i dati, abbiamo risolto il problema della carenza idrica dello scorso anno. Avevamo un'ottantina di richieste giornaliere di autobotte dai quartieri Rameli, Licita, eccetera. Adesso le richieste sono scese si possono contare sulla dita di una mano, e questo è un buon segnale. Penso che di questo dobbiamo essere. Va bene, anche questo, diciamo, è un problema, ma fondamentalmente non deriva dalla guerra, perché oggi è anche una specie di giustificazione. Il Codacons ha più volte segnalato che ci sono in questo momento delle speculazioni fortissime che stanno mettendo in ginocchio il paese. A iniziare dalla benzina, a iniziare dal gasolio, perché questo aumento esagerato del gasolio non è giustificato. Il prezzo si mantiene comunque costante, un pochino più alto, non c'è stato il blocco dalla Russia ancora, ne abbiamo parlato, ma non c'è stato. Ma ancora quello che non capisco, perché l'insalata oppure le zucchine che noi raccogliamo a Santa Croce Camerina, a Marina di Ragusa, perché ci devono costare tanto a noi? Perché c'è questa speculazione esagerata su prodotti dei quali noi siamo grandi produttori? Perché sta accadendo questo? Perché io posso ancora capire, ma anche lì sarebbe da vedere per quale motivo, il costo del grano. Dice, ma il grano? Il grano viene dall'Ucraina. Ma io non credo che noi usiamo solo grano dall'Ucraina. E poi, scusatemi, quello che arriva dal Canada, dalle altre nazioni, arriva regolarmente. Il grano dell'Ucraina, che era quello a prezzi più bassi, lo mandano generalmente nei paesi del terzo mondo. Ma noi, capite che abbiamo fatto aumenti della pasta del 100%. È vero o non è vero? È giusto o non è giusto? Lo stesso prodotti lattiero-caseari, quelli che produciamo qua, porca miseria, ci siamo lamentati per una vita della questione che il nostro latte ne facciamo meno, ce lo pagano di meno, ma
E allora c'è una speculazione. Io, come ho detto, avrei voluto che il presidente Draghi, invece di fare il Globetrotter e se va in giro, oggi è in Israele. Ma cosa ci porta a te in Israele quando il nostro paese soffre per motivi che sono così evidenti? Noi abbiamo gente che a fine mese non ci può arrivare e non ci potrà arrivare mai se non mettiamo mano alla questione. La speculazione, o meglio l'inflazione, pensate che costerà in media 2.500-3.000 euro a famiglia. Ora, se questi 3.000 euro vanno a finire nel conto di un, o meglio, li togli al conto di un pensionato che prende 1.000 euro al mese, vuol dire quasi 300 euro al mese di inflazione. Ma io dico, ma Draghi, ma porca miseria, finiscila di fare il Globetrotter, vai a lavorare, mettiti a lavorare con quei quattro che hai a fianco e cerchiamo di risolvere i problemi di questo territorio, di questo paese, di quelli che sono poveri, perché ricchi ne abbiamo a quanto vogliamo. Beh, cosa vuoi che sia? Ma di poveri ce n'è tanti, non aiutiamo loro, siamo nei guai. Siamo nei guai. Allora, l'altro giorno abbiamo fatto un servizio che non è collegato con questo, cioè questo poi è un servizio finale, come si dice. L'assessore Iacono ha presentato alcuni interventi che si fanno al cimitero di Ragusa Superiore, perché anche quelli sono servizi che si danno alla città, sono servizi essenziali, importantissimi, la gente ci tiene in ogni caso, e quindi l'assessore Iacono, che ora sentirete, ha fatto tutto una serie di interventi per migliorare la fruizione del cimitero. Vediamo. Al cimitero di Ragusa Centro stiamo presentando il servizio di accompagnamento nuovo, perché abbiamo a disposizione due macchine elettriche in piena collaborazione. I servizi cimiteriali dal comune sono stati affidati, il servizio è affidato alla cooperativa Cassiopea e c'è un rapporto collaborativo di sinergia importante. Noi da contratto, da parte, avevamo messo che devono essere prese le macchine, e sono state prese queste macchine elettriche, che hanno un grande vantaggio, due vantaggi almeno. Uno, quello a livello ambientale, naturalmente, perché sono autonome, quindi lavorano e camminano a livello elettrico, e poi, essendo questa soluzione smart, dà la possibilità di andare a portare le persone che hanno difficoltà e che hanno necessità di essere accompagnate all'interno dei cimiteri, nei viali anche più remoti, là dove prima non si poteva arrivare con le macchine più grandi e tra l'altro la macchina scoperta. Quindi queste sono macchine elettriche, macchine coperte, e con la modalità smart sono delle macchine che possono arrivare in punti dove prima non si poteva arrivare, e questo già è un grande vantaggio, quindi vantaggio per i cittadini, vantaggio per l'ambiente, utilizzando la parte che appunto col motore elettrico. Poi abbiamo anche un altro grosso vantaggio, l'acquisto di tre defibrillatori che saranno utilizzati per tutti e tre i cimiteri, quindi a Ragusa Centro, a Marina di Ragusa e a Ragusa Ibl. La cooperativa Cassiopea si è fatta carico di poter fare anche il corso per sette persone, quindi sette persone che sono all'interno dei cimiteri, sono pronte, hanno preso anche il brevetto facendo il corso, per poter fare l'assistenza immediata, pronta per quanto riguarda la necessità di qualche defibrillatore. Tra l'altro i cimiteri sono molto frequentati, prevalentemente da persone anche anziane, persone che possono essere anche, qualcuno è capitata, soggetto a rischio anche, a necessità di poter avere un defibrillatore pronto, e questo c'è anche, e quindi c'è la possibilità col defibrillatore, come ben si sa, di poter ripristinare elettricamente diciamo, l'aritmia in caso di difficoltà. E anche questo è un grosso vantaggio. Poi sono fatte, se è fatta, l'illuminazione esterna della chiesa a Ragusa Centro, i corpi illuminanti interni ed esterni che prima non esistevano, si è comprato anche un mini escavatore, anche questo è un grosso vantaggio, perché prima si faceva tutto a livello manuale, ora questo mini escavatore, tra l'altro moderno come ben vedete, quindi molto agevole, agevolerà e snellerà ulteriormente i lavori ogni giorno di inumazione, esumazione eccetera,
e aiuterà anche i lavoratori a evitare lavoro manuale. Oltre a questo, come abbiamo già detto, è ormai nella fase di esecuzione e di appalto, è già dato la realizzazione degli ascensori per i colombari su Ragusa Centro e su Ragusa Ibla, e quindi insomma, da qui alla fine dell'anno dovremmo avere anche questa realizzazione. Zio, che bello qua. Esci di lì, che hai mangiato? Ah, zio, ma 8 ore fa ho mangiato. E che vuol dire? Non bisogna mangiare mai. Anzi, a proposito di mangiare, che dici se andiamo a farci un chips, uno snack e uno sgrex? Eh? Andiamo. Ogni occasione buona per andare da Hard. Hard Discount. Tutti i prodotti che vuoi a prezzi davvero snacks. Ok, va bene, e tornando al discorso di prima, c'è tanta gente che ha degli enormi problemi che non si possono risolvere se non ci si mettono anche le istituzioni, oppure le persone che hanno a cuore anche le difficoltà degli altri. Ora vi faccio vedere due immagini, ma domani intervisteremo anche il presidente del Rotary di Pozzallo, che ci spiega, eccolo, vedete, cosa è stato fatto insieme a Paolo Santoro. C'è stato il dono di una carrozzella per chi ne ha bisogno, ma ci sono tante altre iniziative delle quali parleremo domani. Fermiamo le immagini così, regia, se possibile. Allora, volevo dire un'altra cosa. C'è stata fatta una segnalazione che riguarda la necessità di intervenire in una casa popolare di Ragusa. Non vi sto a dire qual è l'indirizzo, non vi sto a dire qual è il problema. Allora, io ho chiesto al presidente Mallia delle case popolari di intervenire per quello che è possibile fare. E lui mi ha detto che in verità ci sono tutta una serie di difficoltà che vengono create un po' anche dagli inquilini, perché vedete, i servizi, la bolletta della luce la deve pagare. Se sono case tutte, diciamo, di proprietà, qualcuno poi la bolletta dei proprietari, devono pagare la bolletta della luce, devono pagare il condominio, devono pagare tutte queste cose. Poi certo, il condominio non viene pagato ed ecco che viene tagliata la luce e i problemi diventano più gravi, perché c'è quello disabile che non può passare, c'è quello che sta al settimo piano o a Cianaci a piedi. Tutte queste cose, allora io dico, vediamo come si può intervenire, vediamo come si può venire incontro, però i proprietari devono fare qualcosa. Ma di questo ne parleremo senza dubbio dopodomani, mi sembra, con l'intervista con il presidente Mallia. Chiudiamo con un'intervista di Gianni Papa, che parla di arte e non solo. C'è da noi, c'è l'amico Calogero in studio con Gianni Papa, l'intervista è interessante, si parla di tante cose. Grazie per l'attenzione, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Questa è Teleiblea. Questa sera riabbiamo con piacere Ignazio Calogero, con il quale parleremo un po' di quello che riguarda la sua attività di, come posso dire, di cultore, di maestro del mondo, di tutto quello che legge il turismo e i patrimoni immateriali e materiali di questa zona, ma anche come presidente pro tempore del Lions. Cominciamo toccando un argomento che ha un significato di solidarietà, di aiuto, e della mostra inaugurata qualche giorno fa, sabato, nei locali del non centro studi, dove era? Centro commerciale. Del centro commerciale, esatto, quello in via Matteotti. Allora, diciamo brevemente questa mostra cosa è, Ignazio. Sì, lo scopo ovviamente è una raccolta fondi a favore dei bisognosi. Il Lions, il Club Lions di Ragusa, ma in genere tutti i Lions nel mondo lo fanno. In questo caso ci sono stati 8 artisti che hanno donato delle loro opere, e mi piace ricordarle: sono Sandro Bracchitta, Guido Cicero, Rosanna Criscione, Salvatore Fratantonio, Rita Iacono, Emanuela Iemmolo, Giovanni Lisandrello e Anna Ottaviano, che ringrazio. Hanno donato le loro opere
e la raccolta dei fondi, grazie a queste opere donate, sarà totalmente devoluta in beneficenza e donata alla Fondazione San Giovanni. E poi provvederanno loro a stabilire. Loro sì, come. È una scelta ben precisa, in quanto chi ha il vero contatto con il territorio, con i bisognosi, sono loro. E poi è più logico che siano detti ai lavori che sappiano come destinare. E dimmi, questa mostra mi pare che sarà aperta fino a domenica. Sarà aperta fino a domenica, giorno ultimo della mostra, in cui saranno anche sorteggiate le opere donate a tutti quelli che hanno fatto una propria donazione, quindi sarà possibile donare ancora fino a domenica. Questi sono la foto con gli artisti. Sì, sì, gli artisti, il direttivo dei Lions e il presidente della Fondazione. E questa è una parte, del resto ero venuto all'inaugurazione di passaggio prima di andare a presentare il libro di Andrea Jurato. Allora, invece adesso prendo questo qua, scusami, parliamo di Ignazio Calogero come addetto ai lavori del mondo della cultura, della tradizione, dei patrimoni immateriali, del mondo del turismo, ma tutto questo inteso in un senso lato, in un senso molto aperto, quello che non tanto solo di recupero delle tradizioni, ma anche di un lavoro culturale, perché il turismo ha un significato ovviamente culturale, in tutto, cibo compreso, ma c'è anche soprattutto la capacità in questo lavoro che continua a fare, devo dire, molto bene Ignazio, di trovare gli agganci autentici, non quelli tradizionali. Io per esempio in questo libro, che è Culti dell'Antica Sicilia, c'è una ricerca appassionata di quelle che sono le radici del mondo greco, addirittura pre-greco, che mi pare tu hai iniziato 30 anni fa, questo libro che viene da lontano. Esattamente, quel libro è nato più di 30 anni fa, in quanto avevo iniziato a innamorarmi della Sicilia e quindi volevo conoscerne la storia. Però studiando la storia, indirettamente viene a conoscenza di quello che poi sono gli aspetti che influenzano la storia, le religioni, i miti, e quindi come lavoro sussidiario, come studio sussidiario, ho continuato sui miti. E in realtà, allora non lo sapevo, ma anche nel modo con cui ho scritto questo libro già allora, e ho scoperto che in qualche modo sono stato il precursore di quello che adesso viene chiamato interpretazione del patrimonio culturale, che tende, la parola interpretazione è legata al concetto di comunicazione ermeneutica, tende a svelare ciò che c'è dietro le apparenze, compreso quindi quello che è la nostra storia, cioè svelare ciò che c'è dietro, e questo è possibile se si va al di là di quello che è un mero raccontare di quello che è stato il nostro passato. Quindi cercare di far capire alla gente che alle spalle di un certo mito, qualunque esso sia, diciamo uno notissimo, Proserpina per dire, ma ce ne sono un milione, c'è un, oggi direbbero gli amanti della lingua d'Albione, un background, c'è un qualche cosa alle spalle che lo motiva, cioè il mito non nasce per virtù di Spirito Santo, nasce perché c'è un qualche cosa che ha portato col tempo ad evolversi assumendo la forma del mito. Sì, parlando in questo caso specifico, poi quello legato a Demetra, è tutto legato a quelle che sono le antiche religioni, i bisogni, diciamo, agropastorali o in qualche modo legati a quello che è il concetto di Dea Madre, quindi arriva... Che praticamente, cioè, sotto varie forme è comune a tutte le religioni. Sì, è una delle prime divinità, addirittura si parla di Venere, che probabilmente hanno una datazione di 500 sarebbe anni. Sarebbe l'Ista Regiziana, tutte quelle. Ma anche prima, molto prima, cioè il concetto della divinità materna, perché è legata alla fertilità, certo, alla terra, a Gaia, no? Alla madre al riprodursi terra, dell'essere umano. È stato uno dei primi, nel momento in cui nasce, tra virgolette, l'homo religiosus, come vogliamo chiamare, nasce proprio perché è legato agli eventi naturali, alla religione naturalista, che è una delle prime. Poi piano piano nel tempo si evolve in varie altre forme, fino ad arrivare ai nostri giorni, ma in realtà dopo che è nato il mito, e si sposa in chiave sincretica con quelle che sono le religioni moderne, ma anche le tradizioni folcloristiche. Infatti il libro in realtà cosa ha fatto? In chiave sincretica studia tre filoni, mitologia, religioni, e folklore e archeologia, in qualche modo sono quattro sotto certi aspetti. E
si scopre attraverso questo studio che spesso quello che noi oggi consideriamo una semplice festa carina, in qualche modo, viene da molto lontano. Assolutamente sì, prima delle origini religiose, ma ancora prima delle origini pagane legate proprio a quelle che erano le questo spiega che non avremmo avuto proprio bisogno noi nel sud, in Sicilia in particolare, di prendere, e tra l'altro traviandole quelle che erano feste tipo Halloween, che avevano un concetto molto... Ne avevamo già nostre abbastanza senza bisogno. Assolutamente no. Chi conosce il Petré, chi ha avuto modo di leggere le feste popolari e tanti altri libri, scoprirà che è un mondo che andrebbe rivisto, rivalutato, riscoperto, interpretato, in quanto è uno di quegli elementi fondamentali. Fondamentale poi per quanto riguarda il turismo che ora si chiama esperienziale, interpretazione del patrimonio, che è la possibilità di vedere la nostra terra in un modo diverso, più ricca e sempre in chiave integrale. Storia, folklore, tradizione, enogastronomia, monumenti. Ecco, tocchiamo nella gastronomia. Il cibo, o comunque il cibo inteso in senso lato, compreso il vino, eccetera, eccetera, anche quello... Se un piatto ha avuto una certa evoluzione, al di là chiaramente dell'usare quello che era presente nel territorio, molte volte ha anche avuto uno o più passaggi storici che l'hanno portato ad essere in quel modo. Assolutamente sì, lì basta fare, ad esempio noi in Sicilia abbiamo l'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali e molti di questi prodotti hanno una storia antica, che testimonia anche quello che era lo stato sociale, lo stesso couscous, anche se noi oggi siamo abituati ad esempio al couscous di pesce, no? È legato però a un'antica tradizione che non è detto che sia solo araba, ma che poi ha influenzato molto la Sicilia, solo che noi eravamo più poveri, normalmente nella parte era quello del couscous di verdure o di carne, che era quello più accessibile alla popolazione nostra in qualche modo. Ho capito, bene, e alla luce di questi culti, che poi ripeto sono, che tu hai proseguito col sequel che sono gli eroi, se non sono, no? I miti, sì, realtà questo primo libro riguarda l'aspetto proprio tipicamente della religione, anche se in realtà poi a volte è difficile vedere, è sottile la differenza tra eroi e religione, certo. Tipo vedi Ercole, era sì un mito, era un eroe ma nello stesso tempo è stato divinizzato, ma in qualche modo poi proseguendo, oltre alle antiche religioni ci sono quelle che sono proprio la mitologia, Dedole e Minosse, per parlarne di qualcuno, ma anche Enea che ha avuto i contatti con la nostra terra, Polifemo e quant'altro, quindi continua la mitologia non strettamente legata a quello che era l'aspetto religioso. E in tutto questo, dove la posizione mediterraneo-centrica della Sicilia la porta inevitabilmente a fare da padrone in tutto questo? Esattamente, era la Sicilia, è stata al centro di quello che i contatti con il Monte Egeo sin da molto ma molto tempo prima che i greci nell'VIII secolo a.C. venissero, prima ancora con i fenici, ma con la civiltà minoica e micenea c'erano già contatti, tant'è che si parla proprio addirittura nel XV-XVI secolo i primi contatti con il Monte Egeo. In qualche modo, quindi c'è, tant'è che spesso i miti in qualche modo non fanno altro che sono conseguenze anche di antiche tracce, di antiche contatti con quel mondo. Vedete ad esempio Dedole e Minosse, che è legato a un periodo molto antecedente a quello che è il periodo classico greco. Perfetto, benissimo, andiamo a chiudere, siamo in chiusura, abbiamo toccato questo discorso che un giorno o l'altro riapriremo ed amplieremo. Quello che è fondamentale è che un'associazione, come si chiama la tua, ARTOC? AIPTOC, è Associazione Italiana Professionisti del Turismo e Operatore Culturale. Perfetto, è che un'associazione del genere come la tua cerchi e si sforzi di far sì che, di fare due cose, uno di farlo conoscere e due di fare in modo che nello stesso tempo, cercando di farlo conoscere, si possa anche lavorare sul recupero di parte di questo patrimonio che mi sconosciuto, è conosciuto poco, è conosciuto male, o addirittura non se ne sono compresi bene, o perché non si sapeva, o perché non sono stati curati abbastanza gli agganci con la parte più antica. Certo, poi tra l'altro in questo specifico caso, ad esempio AIPTOC, almeno qui a Ragusa, si collega in Sicilia anche con altre realtà tipo Sicilia Antica Ragusa, di cui sono comunque anche lì presidente, quindi è l'aspetto legato più tipicamente alla nostra storia. AIPTOC dal punto di vista più professionale, è Sicilia Antica, sede di Ragusa, invece proprio dal
punto di vista più passionale, più legato ai beni culturali in quanto tale. Perfetto. E allora, ringraziamo Ignazio Calogero nella doppia veste di presidente pro tempore del Lions, che ha contribuito e ha promosso questa idea della mostra, che ripeto sarà visitabile fino a domenica. Ovviamente il ricavato sarà dato in beneficenza alla Fondazione San Giovanni, che poi provvederà a dividere questo ricavato comunitario. Questi sono tutti, tra virgolette, colpevoli, dei quali sono anche belli, è il caso di andarli a vedere, hanno anche una bella forma espositiva. Poi, sempre come Happy Talk, ricordiamo, è un discorso lungo, complesso, che lui ha avviato da qualche anno, ma che piano piano noi cerchiamo di seguire, non sempre, ma abbastanza spesso, perché credo che ci sia un'operazione con un doppio significato di recupero, e questo è importantissimo, ma nello stesso tempo anche di conservazione. Sì. E entrambe le cose sono fondamentali se noi vogliamo che le motivazioni per venire a vedere il nostro territorio affondino sempre di più, non nel caso, non nella presenza del villaggio vacanze o nell'offerta paesaggistica, che sicuramente è meravigliosa, ma anche in un discorso a più ampio spettro che intende la cultura a 360 gradi. Dal pezzo di colonna rimasto in piedi o recuperato fino alla variante più diversa dell'ultimo tipo di cibo. Ignazio, grazie e appuntamento alle prossime volte. Buonasera. Questa è Teleiblea. In collaborazione con MSC Crociere, sportoutdoorviaggi.it, Giver, un mondo di natura. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con Mondo Crociera. Mondo Crociera, trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. In questa puntata navighiamo nel nostro mar Mediterraneo a bordo di MSC Crociere. Ci aspetta quindi una bellissima puntata e mi raccomando, navigate sempre con noi. MSC Crociere è una grande azienda nel mondo della marineria. Andiamo a scoprire questa realtà importante nel mondo delle crociere. Venite con noi! MSC Crociere presenta un'offerta completa per la stagione estiva, che vede impegnate tutte le 19 navi della flotta in 110 itinerari differenti, per 450 crociere di diversa durata, con crociere che vanno dalle 2 sino alle 21 notti. Si tratta di un ritorno al futuro per la compagnia che, ripartita ad agosto 2020, vuole proporre una tipologia di vacanza che coniuga sicurezza, relax e nuove mete da scoprire. La compagnia è in grado di offrire questo nuovo record di crociere in piena sicurezza, grazie al protocollo messo a punto l'anno scorso
che dopo aver consentito a MSC Grandiosa di essere la prima nave da crociera al mondo a ripartire in piena sicurezza dopo la pandemia, ha permesso a MSC Crociere di portare in vacanza sino ad oggi oltre 1 milione di ospiti a bordo delle proprie navi. La forza del protocollo, oltre ad adottare tutte le misure in grado di gestire la situazione a bordo e a terra, sta nella sua modalità, ovvero nella possibilità di allentare le misure e di adottarne di nuove a seconda della contingenza. L'estate 2022 è un'estate per noi particolarmente importante perché finalmente torna a navigare tutta la flotta, tutte 19 navi della nostra flotta saranno presenti e operative nel mercato. Rimane e consolidiamo la nostra storica presenza nell'area mediterranea con navi sia sull'Adriatico che sul Tirreno e con qualche novità di prodotto. 5 navi presenti in Nord Europa, quindi mai una presenza così ampia e così diversificata per il prodotto Nord Europa e presenti con partenze da Miami nei Caraibi con 2 navi per tutta la stagione estiva 2022. Quindi ci auguriamo e siamo convinti che la stagione estiva del 2022 possa rappresentare un vero e proprio ritorno alla normalità. MSC Splendida è una delle navi più belle della compagnia MSC Crociere. In questa stagione MSC Splendida parte ogni settimana da Ancona per crociere settimanali in Grecia, Croazia e Montenegro. Andiamo a vedere le bellezze del capoluogo marchigiano in questo bellissimo servizio. Ancona, come la sua regione, le Marche, è un luogo pieno di ricchezze storiche, culturali, naturali. Ancona si estende su 3 colli, dai quali si apre una meravigliosa vista del suo porto naturale. Il centro storico di Ancona sorge sul colle e presenta nella sua architettura influenze dei romani, dei bizantini e dei veneziani. Gli antichi edifici cittadini non sono mai uguali e si apprezzano per i diversi stili architettonici e le collezioni d'arte ospitate al suo interno. Una curiosità, questo orologio di Palazzo degli Anziani è un orologio a 6 ore, o a ore romane e italiche, a differenza di quello classico a 12 ore. L'orologio ha un'unica lancia sul quadrante, che fa 4 giri completi in 24 ore. Sono ore equinoziali, che partono ogni giorno al tramonto e finiscono la 24esima ora al tramonto successivo. Nasce qui il detto popolare portare il cappello alle 23, ovvero calato sulla fronte in modo da coprire gli occhi dal sole del tramonto. La vista di Ancona si concentra in particolare lungo le strade del centro storico. Dal belvedere è facile rendersi conto del carattere mercantile e allo stesso tempo nobile della città, lo stesso che nei secoli ne ha permesso lo sviluppo urbano ed artistico. L'uomo di San Ciriaco è il monumento principale, si erge maestoso in cima alla collina e risale al XII secolo d.C. Siamo in cima al Colle Guasco e questa è la cattedrale di San Ciriaco, uno dei più importanti esempi di architettura medievale della regione. L'anima di Ancona ci rapisce passeggiando sulla discesa del Guasco, la strada che dal Duomo arriva fino alle strutture dell'epoca moderna contemporanea. La storia di Ancona è ricca e affascinante, una delle più antiche d'Italia con i suoi 2400 anni di storia. La scelta della sua posizione sul Monte Conero fu decisiva per i primi coloni greci siracusani che costruirono il loro primo insediamento urbano nel IV secolo a.C. All'arrivo dei Romani nelle Marche, le popolazioni locali cercarono inizialmente di convivere pacificamente e Ancona attraversò un periodo di transizione fra la civiltà greca e quella romana. Fino al 100 a.C., quando si poté considerare finalmente romana. Sin dall'antichità la città è conosciuta per il suo porto e i suoi collegamenti con la Dalmazia, l'Egitto e l'Asia. Comprendendone l'importanza strategica e commerciale, l'imperatore Traiano fortificò la città e ne ampliò il porto. Il ricordo di Traiano proprio nel porto è presente un arco onorario, ancora oggi uno dei simboli della città.
Dopo la caduta dell'Impero Romano, Ancona è stata conquistata dai Goti, dai Lombardi e dai Saraceni, riacquistando successivamente importanza. Il porto di Ancona, originariamente protetto solo da un promontorio a forma di gomito, in greco Ancon significa gomito, oggi vanta moderne strutture costruite dopo la Seconda Guerra Mondiale. Grazie proprio al suo porto, con un traffico di quasi 2 milioni di passeggeri l'anno, la città offre da secoli un'atmosfera multietnica tra le varie comunità ebraica, albanese, greca, croata, armena ed araba, che si unisce a quella tradizionale marchigiana. La mole Van Vitelliana del Lazzareto ha avuto come ospite Giacomo Casanova, che si intrufolò nella fortezza per vedere una seducente prigioniera. MSC Crociere è una compagnia familiare che ha da generazioni la passione per il mare. Noi siamo nati qui, siamo nati in Europa, del Mediterraneo facciamo la nostra culla, cerchiamo di ospitare ogni giorno più di 50 nazionalità diverse a bordo, quindi culture e usanze diverse, ma cerchiamo di farlo insieme con l'accoglienza europea, con la voglia di vivere europeo e con la voglia di condividere europeo. Questa è la nostra forza, la forza che fa sì che MSC ogni anno cresca, ogni anno abbia nuovi itinerari, ogni anno abbia delle nuove opportunità per far scoprire i nostri mari meravigliosi nel mondo attraverso e grazie alla nostra flotta. La grande soddisfazione è sicuramente capire che il nostro prodotto è apprezzato. Apprezzato vuol dire che i nostri croceristi vedono in MSC un luogo meraviglioso per le proprie vacanze, per la propria esperienza di vita, anzi per trascorrere al meglio una settimana, 10 giorni, dopo un anno magari al lavoro, dopo un anno con tantissimi problemi. Ok, si ha necessità di tagliare la spina e il nostro crescere vuol dire che siamo bravi a dar vita all'interno di questa settimana ai sogni e alle aspettative dei nostri croceristi. Quindi sì, siamo soddisfatti della crescita, ma siamo ancora più soddisfatti che questa crescita è dovuta ai nostri croceristi che vedono in noi le proprie vacanze. Circondata da colline, Marsiglia si estende per 57 chilometri di fronte al Mediterraneo. Marsiglia è la più antica delle città francesi, nonostante il suo carattere duro e difficile, nasconde un animo unico. Sarà la sua distanza culturale e sociale con il resto della Provenza, sarà la sua essenza di città multietnica o la sua vocazione marinara, ma Marsiglia, nonostante tutte le sue contraddizioni, riesce ad esercitare un fascino immutato e persistente.